Palermo ci ha regalato una bellissima giornata di sole e il periplo non poteva che proseguire così. Guardate, sono su un kayak, mi spiace dare le spalle a Giacomo della gatta, però è l'unica possibilità che abbiamo per andare in doppio, giusto? Questo che è un'imbarcazione che ha avuto un ruolo importantissimo per le popolazioni Inuit, nasce proprio con loro, giusto? Nasce con loro kayak. Tra l'altro creato da loro il kayak Kajak, proprio in linguaggio Inuit. Giacomo palermitano in realtà scopre il kayak e decide di seguire un po' le impronte di queste popolazioni, l'esempio, e comincia con una serie di avventure importanti. La tua prima è stata addirittura il periplo della Sardegna? Sì, la prima è stata la prima lunga, impegnativa, il periplo della Sardegna. Da Cagliari a Cagliari sono proprio arrivato col mio kayak a piedi, l'ho messo in acqua a Cagliari e dopo circa un mese sono tornato a Cagliari. Sto facendo campeggio nautico perché io ora sono con uno dei più importanti kayaker italiani, però in realtà chi decide di gettarsi in avventure come questa non deve essere soltanto bravo a pagaiare, ma deve avere delle nozioni, Giacomo, di meteorologia, di campeggio nautico. Il kayak da mare, il bello del kayak da mare è la cosa più affascinante, che l'esperienza necessaria per viaggiare è la somma di tante conoscenze che gradatamente si vanno facendo per mare. Il consiglio infatti è sempre quello di partire dalle piccole escursioni giornaliere, piccole escursioni di poche ore, per poi continuare magari portandosi la merenda a sacco, sempre in condizioni meteo favorevoli. Giacomo però ha fatto molto di più, ha fatto imprese decisamente impegnative, decisamente importanti. Raccontami quella che ti è rimasta più nel cuore. Appassionato da sempre di Africa, dove ho fatto altri viaggi, ho navigato 1000 chilometri del fiume Niger, il tratto maliano nel Mali, con un folding kayak, che sarebbe un kayak che si ripiega, che diventa una valigia, e che quindi ho portato con me in Mali. Un'esperienza fantastica. Giacomo, quali sono stati gli incontri? Quali ricordi? Cosa hai riportato con te oltre al ricordo naturalmente di un'esperienza sportiva molto impegnativa? Allora, sicuramente l'accoglienza della popolazione del Mali lungo il fiume, i pescatori Bozo che puntualmente mi ospitavano. Popolazione molto semplice, ma molto dignitosa. Dopo il Niger ancora altre avventure? Dopo il Niger altre avventure, dal caldo al grande freddo. Groenlandia, il sogno di tutti i kayaker. Quali le difficoltà al di là delle temperature? Le difficoltà in kayak sono prevalentemente legate al meteo. Anche se in Groenlandia c'è il problema dei ghiacci, ci sono gli iceberg che spesso si muovono, spesso si capovolgono, creando anche delle onde anomale, quindi bisogna sempre stare molto allerta, sempre molto attenti. Chiaramente le temperature fredde complicano un po' il campeggio nautico, che si deve fare con... Quanti giorni hai dedicato a questa esperienza? Questa esperienza in Groenlandia è durata circa 3 settimane e poi è stato favoloso avvistare da vicino alcune balene che hanno praticamente sfiorato la nostra prua. Siamo riusciti anche a fare delle riprese. Delle bellissime riprese, direi. Sì.